Ciao a tutti i miei piccoli amici, bentornati sul mio canale. Oggi, dall'autore di Il ciuccio di Nina, vi leggo: Non si morde, Tato! A casa tutti capiscono Tato. Mi piace patta! Ma certo, lo sappiamo che ti piace la pasta! Ma all'asilo non è la stessa cosa. Quando vuole essere coccolato, Tato vorrebbe tanto dire «Adesso tocca a me!» Ma quello che tutti sentono è «Adesso tocca a me!» Maria, l'educatrice, non capisce e chiede «Cosa vuoi, Tato?» Tato è arrabbiato. È più forte di lui. Croc! Non si morde, Tato! Quando Tato vuole giocare con la macchinina di Leo, vorrebbe dirgli «Leo, mi presti la tua macchinina?» Ma quello che tutti sentono è «Mi presti Tatinina? Mi presti Tatinina? Mi presti Tatinina?» Maria lo rimprovera. «Non si grida, Tato!» Tato è furioso. Croc! Tato, cosa abbiamo detto? Non si morde, povero Leo! Quando Mia rompe la bella torre che Tato ha appena costruito, Tato vorrebbe dirle «Non è gentile quello che hai fatto!» Ma quello che Mia sente è «Non dile fa Tato! Non dile fa Tato!» Maria si arrabbia. «Adesso smettila, Tato! Basta!» Troppo tardi. Croc! Tato morde Mia. Nessuno vuole più giocare con Tato. È cattivo, mi fa male. Non è più mio amico. E all'ora del pisolino rimane solo. Quando all'improvviso Sandro prende il peluche di Mia. Tira forte, forte, forte. Apre la bocca. Oh no! Cosa sta per fare? Allora Tato grida «Basta!» Fiu! Maria è molto orgogliosa di lui. Tato è davvero felice. Ma non ha ricevuto il suo abbraccio. Il suo peluche è a casa. Molto lentamente si avvicina a Mia. Ha davvero bisogno di un abbraccio. Tantissimo! Tato apre la bocca. «Oh no! Cosa sta per fare?» Amico, bisbiglia Mia. Fine. Bene bambini, se vi è piaciuta questa storia non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete questa storia con i vostri amici. Un bacio, alla prossima, cariolina.